Nonostante la loro reputazione di freddezza, anche i gatti hanno dei sentimenti. Dal momento che i gatti non hanno la tendenza ansiosa dei cani nel compiacere il padrone, molte persone trascurano i modi in cui possono ferire lo spirito di un gatto. In questo video vi parleremo di 16 modi sorprendenti in cui potreste ferire i sentimenti del vostro gatto. Numero 16. Chiamarli per qualcosa che non gli piace. I gatti si eccitano quando li chiamate perché si aspettano dei premi o delle ricompense. Quando chiamate il vostro animale per qualcosa di spiacevole, come costringerlo a entrare in un trasportino per andare dal veterinario, potreste ferire i suoi sentimenti. Assicuratevi di non usare il comando vieni o pss in queste occasioni. Numero 15. Stuzzicare. Tirare la coda del gatto, soffiargli in faccia, spaventarlo durante un sonno profondo, metterlo alle strette e prenderlo in braccio contro la sua volontà, beh, questi sono comportamenti che confondono e agitano il gatto. Ricordate che ciò che è divertente per voi potrebbe non esserlo per il vostro gatto. Spaventarlo con cetrioli o altri oggetti sicuramente non lo è. Uno dei bisogni fondamentali di un gatto è quello di sentirsi al sicuro in casa. È meglio cercare altri modi, quindi, per divertirsi col proprio animale. Numero 14. Allontanarli. I gatti sono molto curiosi dell'ambiente che li circonda. Hanno sempre bisogno di sapere cosa state facendo e amano essere coinvolti. Ciò significa che il vostro gatto potrebbe intralciarvi continuamente, per cui potreste sentirvi costretti ad allontanarlo. Prima di farlo, pensate se vi piacerebbe se qualcuno vi allontanasse solo perché volete partecipare a qualcosa che vi interessa. Invece di allontanare il gatto, provate a reindirizzarlo delicatamente altrove. Ricordate che i gatti vogliono essere vicini ai loro umani e vogliono anche essere il loro punto di riferimento. Se rifiutate costantemente i tentativi del vostro animale di starvi vicino, il vostro gatto potrebbe rimanerci male. Numero 13. Punizione. Sballottare il gatto qua e là, lanciare oggetti, colpirlo e rimproverarlo fa capire al gatto che siete arrabbiati, ma lui non ha idea del perché. Afferrarlo e spingerlo con il muso nei suoi bisognini lo lascerà pietrificato. La paura spesso peggiora il comportamento del gatto anziché migliorarlo. La rabbia non insegna al gatto a comportarsi bene, ma semplicemente ad avere paura di noi. Un gatto che si sente insicuro in casa è più probabile che scappi alla prima occasione per cercare una nuova casa. Numero 12. Lasciare fuori il cibo vecchio. Il cibo andato a male fa male al gatto quanto a voi. Può causare malattie come l'intossicazione alimentare e problemi al pancreas. Inoltre, i gatti apprezzano che gli venga fornito cibo fresco. Non amano che il cibo nella loro ciotola vi rimanga a lungo. Questo potrebbe far parte del loro carattere schizzinoso o potrebbe derivare da un antico istinto che proteggeva i loro antenati dal mangiare carne rancida. In ogni caso, i gatti si sentono apprezzati e compresi quando le loro famiglie rispettano il loro desiderio di cibo fresco. Numero 11. Trascurarli. Offrire al gatto nessuna attenzione, nessun affetto, nessuna interazione, nessuna conversazione e nessun momento di gioco può lasciarlo molto depresso. Molti pensano che i gatti non siano animali sociali, ma questo è ben lontano dalla verità. I gatti traggono beneficio dall'interazione e dall'affetto del loro umano. Alcuni gatti sono naturalmente affettuosi, mentre altri sono più restii ad essere presi in braccio ed essere accarezzati. Anche se avete un gatto schivo, non smettete di amarlo e ricambiate il suo affetto, benché sporadico. Numero 10. Ignorare le piccole cose. Non fare mai la toilettatura al gatto, ignorare le frequenti palle di pelo che possono segnalare un problema digestivo, lasciare che le unghie crescano troppo a lungo e che si impiglino per casa, non controllare le orecchie per verificare la presenza di acari o infezioni. Beh, queste sono tutte cose che possono danneggiare il benessere del gatto. Ricordate che il vostro gatto è molto più di un animale carino e peloso con cui giocare, è un essere vivente che ha bisogni fondamentali per essere felice e in salute. Numero 9. Disturbarli mentre mangiano. È naturale che i gatti siano in stato di allerta se intorno a loro c'è molto rumore e attività durante la cena. Un luogo rumoroso e affollato può causare stress e impedire ai gatti di mangiare o li costringe a mangiare troppo velocemente. Se state ascoltando musica ad alto volume, se i vostri figli stanno giocando col loro nuovo videogioco a tutto volume, o se state urlando da una stanza all'altra, disturberete il vostro gatto mentre mangia. Uno spazio calmo e tranquillo permette ai gatti di mangiare in pace. Numero 8. Non fornire stimoli mentali. Un gatto annoiato significa un gatto triste. Gli esseri umani possono fare molte cose nella loro vita, ma il vostro gatto è limitato all'ambiente che gli fornite. Ciò significa che spetta a voi offrire al vostro gatto cosa fare. I gatti hanno bisogno di molti stimoli mentali per mantenersi sani e felici. Provate a giocare con loro più spesso o a fornirgli dei giocattoli che li facciano divertire mentre siete fuori per lavoro.
Se vivete in un piccolo appartamento, prendete in considerazione l'idea di prendere un secondo gatto. Avere un compagno con cui giocare e interagire può contribuire a mantenere i gatti in casa felici e stimolati. I due gatti cresceranno insieme e si sentiranno meno soli. Numero 7. Gridare. Le voci alte terrorizzano il gatto. Le orecchie dei felini sono molto sensibili ai rumori forti e acuti. Possono percepire la persona che emette questi rumori come una minaccia e inizieranno a evitarla. Ricordate inoltre che urlare al gatto danneggia il legame con il vostro animale e vi fa associare a emozioni negative. Numero 6. Ignorare le loro paure. I gatti hanno una buona ragione per saltare e nascondersi ogni volta che sentono un rumore forte e inaspettato. I nostri amici felini possono sentire suoni di circa 1,6 ottave più alti rispetto agli esseri umani. Suoni comuni come l'aspirapolvere, i videogiochi, i fuochi d'artificio, i palloncini o la TV ad alto volume causano stress e ansia. Orecchie appiattite, coda abbassata, schiena arcuata e ricerca di un posto dove nascondersi sono tutti segnali che indicano che il gatto non è a suo agio in una determinata situazione. Tenete presente che è parte dell'istinto di sopravvivenza del gatto avere paura dei rumori forti. Assicuratevi di offrire al vostro gatto un ambiente calmo e rilassato che lo aiuti a sentirsi al sicuro nella vostra casa. Numero 5. Forzare nuove amicizie. La maggior parte dei gatti è riservata nei confronti degli estranei. Non sono particolarmente fiduciosi e vogliono fare le presentazioni al loro ritmo. Se costringete il vostro gatto a interagire con nuove persone, in sostanza non rispettate i suoi sentimenti. È sempre meglio lasciare che il gatto faccia nuove amicizie da solo. Non forzatelo a interagire e dite agli altri di rispettare il loro spazio e i loro sentimenti. Numero 4. Una lettiera sporca. Usare un bagno sporco non è mai un'esperienza piacevole. E non deve sorprendere che il vostro amico provi la stessa cosa per la sua lettiera. I gatti sono animali molto puliti e dedicano gran parte della loro giornata alla pulizia personale. Se la loro lettiera non è abbastanza pulita, i gatti possono decidere di fare i loro bisogni fuori dalla lettiera. Pulire la lettiera del gatto ogni giorno lo renderà felice e gli dimostrerà che capite e rispettate le sue esigenze. Numero 3. Ignorare il loro dolore. I gatti non parlano il linguaggio umano, quindi spesso spetta ai proprietari decifrare gli indizi sulle condizioni del gatto in base ai cambiamenti fisici e comportamentali. Che si tratti di un dente infetto che rende difficile mangiare o di un'infezione del tratto urinario che rende dolorose le visite alla lettiera, spetta a noi riconoscere questi sottili segnali e fornire loro l'aiuto di cui hanno bisogno. Monitorare il benessere del vostro animale significa cogliere i segnali di dolore, il modo da sapere cosa affligge il vostro gatto. Numero 2. Non pulire la ciotola dell'acqua o del cibo. I gatti hanno bisogno di cibo fresco e acqua pulita ogni giorno. Costringere il gatto a bere da una ciotola sporca lo farà sentire turbato, ansioso e stressato. Può anche causare problemi di salute a causa dei batteri nocivi che possono crescere nella ciotola. E lo stesso vale per la ciotola del cibo. Numero 1. Deungulazione. La deungulazione è una tortura per i gatti. Sarebbe come tagliarci le dita all'ultima falange, con conseguenti dolori e problemi di mobilità. Può anche generare un senso di vulnerabilità nel nostro animale. Secondo l'American Veterinary Medical Association, poiché il grattarsi è un comportamento innato del gatto, i gatti a cui sono state rimosse le unghie possono soffrire di stress emotivo quando non possono grattarsi. È irrealistico e scortese tentare di impedire al vostro felino di fare i conti con la propria natura.